Oh, cuore, mo' è finito, valio. Ho avuto un po' da fare. No, sto dando una mano praticamente a un cliente che viene qua da 50 anni, che è rimasto solo praticamente, c'ha 83 anni e insomma, ne stanno approfittando un po' della sua situazione e gli vogliono un po' sottrarre tutto, capito? Gli sto presentando un avvocato, insomma, sto cercando di dargli una mano in qualche modo. Senti, e quindi c'ho anche da fare da quest'altro punto di vista. Che devo fare, cuore? Che cosa devo fare? Cioè, è venuto da me, aiutami, che cosa devo fare? Va, boh, va. Senti, e niente. E poi il resto tutto a posto, tranquillo. Per quanto riguarda te, cuore mio, stai tranquillo. Quelli lo sai come sono fatti, non è la prima volta. Anche in passato, ogni minima cosa si allarmavano, capito? E quindi alla fine sono fatti proprio così, cioè, capito? Ma non che, cioè, loro non vogliono sottovalutare nulla, capito? Anche se adesso sicuramente avranno informazioni dal babbo o dagli altri medici che comunque si tratta di un virus, di un batterio che ti sei beccato magari all'esterno, no? Per quella bravata fatta, vabbè. Oramai è storia vecchia, insomma, quindi probabilmente quella volta hai toccato qualcosa, ti sei messo le mani in bocca o quello che ti ha passato il panino aveva qualche infezione, quindi non preoccuparti, non è niente di che, mo vedrai che passerà. Qualche altro giorno, vabbè, abbiamo questa febbricina, ma l'importante è che non hai mal di gola, non hai raffreddore, non hai niente, stai tranquillo. Questo è quello che devi pensare. E anche perché, cuore mio, ci hanno controllati lì. Quindi, voglio dire, ci hanno fatto un esame stratosferico praticamente di tutto di più. Quindi per dire loro che la situazione è negativa totalmente, vuol dire che noi non abbiamo nessun tipo di problema. Dobbiamo solo accelerare il discorso della immunoterapia onde evitare di prendere batteri, batteri o virus o quant'altro in giro, insomma. Ecco perché dobbiamo rinforzare le difese immunitarie. Vabbè, io mo vediamo il babbo cosa dice, anche perché secondo me sta aspettando un responso totale, perfetto e preciso, in modo tale da adoperarci per vedere quello che dobbiamo fare. Certo che dobbiamo stare un altro pochettino in ospedale, anche perché dobbiamo capire, cuore, se questa immunoterapia, la possiamo fare solo ed esclusivamente in ospedale oppure la si può fare pure altrove. Perché se la si può fare altrove, magari potremmo anche decidere che tu te ne esci definitivamente dall'interno dell'ospedale e te ne vieni qua a casa, ovviamente senza problemi, senza pertanto ci sono io, quindi eventualmente qualsiasi cosa, se c'è da portarti in qualsiasi parte del mondo ci sono io, quindi non devi preoccuparti, insomma, anche perché voglio dire, comunque qua abbiamo comunque un infermiere a nostra disposizione, abbiamo una casa sicuramente che se non è stata attrezzata verrà attrezzata e quindi c'è il babbo dietro, quindi stai tranquillo cuore, ci sono io con te, quindi non devi avere timore di niente, di nessuno, perché comunque in qualsiasi momento c'è sempre la presenza mia proprio fisica. Però dobbiamo capire se è possibile fare questa cosa. Mo, per il momento stati tranquillo lì, vediamo, non appena rientra il babbo, vediamo che cosa si decide su che cosa dobbiamo fare. E anche perché cuore, cioè se andiamo da un'altra parte, che facciamo? Ce ne andiamo in un altro ospedale, che facciamo? Usciamo da uno e ce ne andiamo ad un altro. Cioè, alla fine tanto dove stai, comunque al momento ti stanno nutrendo bene, quindi stai tranquillo, capito? Anche perché se proprio dovessimo dire sì, ok, cambiamo, dove ce ne andiamo?
dove andiamo sempre, però lì poi c'è il problema proprio di che cosa dobbiamo mangiare, cosa non dobbiamo mangiare, viene meno insomma quella nutrizione diversa da quella ospedaliera, capito? Almeno lì sappiamo che, almeno da quel punto di vista, stiamo benissimo. Sì, lo so che ti si è rotto le balle, lo so, lo immagino. Quindi mo, aspettiamo un altro pochettino, vediamo quando rientra il babbo e poi vediamo un po' sul da farsi e cosa dobbiamo fare. Babbo, mo, state tranquilli, vedete un film, anzi stasera c'è la partita dell'Italia, vedete la partita. Italia-Gran Bretagna, va bene? Io mi vado a mangiare, sono un pochettino stanco e ci sentiamo dopo per la buonanotte. Sì, cuore, ieri sera hai ragione. Io ti mandai il messaggio dicendoti di avvisarmi quando tornavi, poi mi sono addormentato, sono crollato come un ghiretto, eh? E quindi poi non ti ho mandato purtroppo il messaggio della buonanotte. Babbo, ci sentiamo dopo. Babbo, stai tranquillo, ci siamo noi che pensiamo a te. Va bene? Ciao cuore mio, un bacio, un cuore e un abbraccio.